In seguito Gesù si fece vedere di nuovo ai discepoli in riva al lago di Tiberiade. Ed ecco come avvenne. Simon Pietro, Tommaso, detto Gemello, Natanaele, un Galileo della città di Cana, i figli di Zebedeo e altri due discepoli di Gesù erano insieme. Simon Pietro disse: «Io vado a pescare». Gli altri risposero: «Veniamo anche noi». Uscirono e salirono sulla barca. Ma quella notte non presero nulla. Era già mattina quando Gesù si presentò sulla spiaggia. Ma i discepoli non sapevano che era lui. Allora Gesù disse: «Ragazzi, avete qualcosa da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora Gesù disse: «Gettate la rete dal lato destro della barca e troverete pesce». I discepoli calarono la rete. Quando cercarono di tirarla su, non ci riuscivano per la gran quantità di pesci che conteneva. Allora il discepolo prediletto di Gesù disse a Pietro: «È il Signore!» Simon Pietro udì che era il Signore, allora si legò la tunica intorno ai fianchi perché non aveva altro addosso e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece accostarono a riva con la barca, trascinando la rete con i pesci, perché erano lontani da terra un centinaio di metri. Quando scesero dalla barca, videro un focarello di carboni con sopra alcuni pesci. C'era anche pane. Gesù disse loro: «Portate qui un po' del pesce che avete preso ora». Simon Pietro salì sulla barca e trascinò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. Erano molto grossi, ma la rete non si era strappata. Gesù disse loro: «Venite a far colazione». Ma nessuno dei discepoli aveva il coraggio di domandargli: «Chi sei?» Avevano capito che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo distribuì. Poi distribuì anche il pesce. Era la terza volta che Gesù si faceva vedere ai discepoli da quando era tornato dalla morte alla vita.